Bene, buongiorno, ciao. Ritengo essere questa una lezione particolarmente importante. Più che lezione, ovviamente per me è sempre un ripasso. Un ripasso è una spiegazione per i miei allievi. Quartine di sedicesimi. Cominciamo a inserire le pause con i sedicesimi. Abbiamo figure di questa natura. Giusto? Perché qui avremo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, diventerà possibilmente, se inserisco una pausa alla prima battuta, al primo sedicesimo, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Per cui, ad esempio, noi potremmo avere la pausa sull'1, sul 2, per cui 1, 3, 4, 1, 3, 4, sul 2, come sul 3, come sul 4. 1, 2, 3 e pausa sul 4. Come ad esempio, potremmo avere pausa di 16, ottavo suonato e sedicesimo suonato, oppure pausa di 16, sedicesimo suonato e ottavo suonato, sedicesimo, sedicesimo suonato, sedicesimo sempre di pausa, sedicesimo suonato. Ed andiamo ad analizzare quei 4-5 movimenti di base che sono importantissimi, sia perché ovviamente per la lettura, perché ovviamente li puoi ritrovare, per cui se tu vuoi leggere te li ritroverai più di una volta nel corso della tua vita musicale, ma anche perché comunque hanno un aspetto positivo per quello che è la parte meccanica della tua mano. Sembra non essere poi così importante, ma diciamo che a meno che tu non ti ci vada proprio a scontrare con questa cosa, non è troppo scontato che la tua mano faccia, che la tua mano faccia un movimento del tipo, oppure, giusto? E non è solo per una questione di contenuti che ovviamente magari riuscirò a esprimerli meglio e a rendere interessante il mio discorso in base a quante cose conosco e quante cose ho conosciuto e visto nella mia vita, ma anche in base a quanti termini e grazie ad essi io riesco a colorare magari un racconto che riesco a fare. Diciamo che questo è un po' un discorso legato al colore di un racconto musicale, per cui anche di un'interpretazione di un assolo, di un'interpretazione sonora. Per cui adesso vediamo, che ne so, il 41, 42, 45. Io ti sottolineo sulle battute quali sono gli esercizi su cui prestare maggiore attenzione. Diamogli un'occhiata. Per cui andare ad alternare la quartina con la pausa sedicesima in battere prima e ovviamente la quartina dopo. Ovviamente questo è un po' da fare, leggere, come tu sai bene, dall'inizio alla fine, per cui però diciamo che il sunto e la parte interessante più che altro è questa. Del 42 è un movimento in due. 1, 2, 1, 1, 1. Anche qui non cambia niente. Diciamo che tutto il 41 e il 42 si basa più che altro sempre su questo movimento del, ok? Per cui hai sempre questo pausa in battere, pausa di sedicesimo e poi il 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Diamo un attimo un'accelerata al click e ti faccio sentire come deve essere eseguito. Che ne so, il 42. 43 invece incominciamo a trovare pausa di ottava, beh sì, pausa di ottava, di ottavo,
i sedicesimi, ma questo l'abbiamo già trovato in passato, per cui noi avremo giusto yes, ok? Invece, sedicesimo di pausa, ottavo e sedicesimo, siamo legati, abbiamo questa cellula, il movimento della mano, sedicesimo di pausa, non lo suono, per cui faccio il movimento, ma ho ottavo suonato, movimento, non suono, perché il movimento deve essere su, e sedicesimo ancora su. E poi guarda caso, se tu vedi il 43, la prima battuta, ho un due quarti giù, che deve essere suonato. Per cui questa cellula come sarà? 1, 2, 3, 4, 2, ripeto. 2. Yes, ok? Ripeto. 3, 4, ta, 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 ta. Che è, se tu vai, ti prego. Pagina, sempre la stessa pagina, numero 44, esercizio 44, battuta numero, sempre sulla prima riga, alla seconda cellula. Se tu vedi, ho un sedicesimo, ma non ho più, scusami, ho detto una stronzata, è la terza riga. Se tu vedi la terza riga dell'esercizio 44, la seconda battuta, sto invecchiando, 30 anni, non vedi più una mazza. Se tu vedi, non ho più un ottavo dopo il sedicesimo, ma ho un sedicesimo dopo la pausa di sedicesimo. Per cui non sarà più ta-ta, ma sarà ta-ta, ta-ta, ok? Perché sedicesimo, sedicesimo e subito ottavo. Per cui non dovrò fare questo ottavo suonato in alto, questo mute di ritorno per poi risuonare il sedicesimo, ma pausa di sedicesimo, suono il sedicesimo e tornando giù suonerò subito l'ottavo che mi completo di questa cellula. 3, 4, 2, 1, 2. Adesso qua è inutile che ti sto a leggere l'esercizio. È questa la chiave, perché poi troverai la quartina sempre con la pausa di sedicesimo all'inizio. Aggiunge questa capsulina, aggiunge questa cosa, mi raccomando, è importantissima. La cosa diversa, quindi l'alternanza del dire non ce l'ho così, ma sarà. Senti come suona? Primo esempio. Non fare l'errore di memorizzare a livello fonetico e dire ah ok, sì, è ta-ta oppure ta-ta. Devi capire perché è così questo suono. Capire il movimento della mano destra e dire, vedi, su giù, su giù, su giù, ok? Ta-ta, 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 pausa, ta-ta. Quartine. Ti leggo ad esempio le ultime due righe del 44. 1, 2. E vai avanti così. Il 45, stessa menata. 46. 46 mette solo una cosa in più. Mette questa cosa qua. Che cos'è sta roba qua? Pausa di 16. 16, pausa di 16, 16. Per cui suoniamo il movimento 2 e il movimento 4. Lui mette una pausa. Fammi individuare qual è l'esercizio numero 46. No, cazzata, 47. 2, 4, ad esempio. 1, 2, 3, 1. 1, 2. 1, 1. Hai sentito che mi ha messo vicino le due capsuline? Ta-ta, ta-ta, ok? Ta-ta, ta-ta. Per cui qui fa un purpurì di tutto quanto. Termina fino a pagina, fino all'esercizio 48, te li fai tutti, te li porti fino a 110-120 bpm e ti sei fatto un bel culo così per arrivare poi alle pointe. E ci vediamo la settimana prossima, anche perché poi giovedì e venerdì siamo in accademia e queste cose le facciamo. Eh? Buon lavoro.